Pubblici su Facebook, come le cose che vediamo in continuazione, siamo mitragliati da queste immagini, dobbiamo essere sexy fino a 90 anni con l'auto reggente, la fatica mostruosa, oppure gli uomini, nel senso la tartaruga, c'è là lei la tartaruga, non c'è la tartaruga e finì, che a me fa pure un po' pressione questa tartaruga. Ne parlo in maniera ironica, per cui quindi ho scoperto anche delle cose strabilianti su internet, ti puoi programmare il funerale perfetto, c'è il wedding planner, sappiate che c'è anche il funeral planner, che tu ti anticipi, ti metti i nomi disordini così non gravi sui parenti, ti tolgono un tot dallo stipendio, ti programmi questa cosa, una cosa impressionante, canzone preferita, no? Quelle cose. Internet che è diventato, come dire, l'esempio dell'eterna giovinezza, della finta vita eterna, ci sono dei contratti che tu puoi fare per cui anche dopo morto scrivi dei tweet prima e ti rimanda per, non so, 3 al giorno. Come nel film, c'è un film che l'ha già... Esatto. Scritto prima io. C'è un problema negli amministratori di Facebook, sono 30 milioni di morti in Facebook. Tra poco saranno più morti che vivi, e anche i vivi, diciamo, perché tu non devi lasciare nell'identità sta password, no? Se no non si può chiedere. Quindi vedi questa cosa abbastanza agghiacciante, di tutti i sorrisi, di tutti i prezzi, è morto, capito? Cioè, una roba, come fai a pensare, no? Quando stai bene, che lasciare in eredità la password, ma che... Oppure mentre stai sul punto di morte, la mia password, anche perché le password sono complicatissime, trattino un passo, cioè, è una roba, purtroppo no, questo è il mondo in cui noi siamo immersi. E quindi naturalmente mi piaceva cogliere tutto il lato ironico di questo tabù, che è appunto la morte, ma anche e non solo. Ma infatti per fare dell'ironia su un problema così serio e un problema che la nostra società tende a evitare, un problema, uno stato naturale. Il problema è il gioco è quello, però c'è cioè, stato naturale, bravo. Si vuole tanta profondità ed è questo che a me è piaciuto tantissimo. E poi c'è Elena e sembra quasi che come dire, l'emancipazione delle figlie, così l'ho stata io, è frizzante. L'emancipazione delle figlie sembra quasi così come era successo a Lauri prima della, con la morte della sua mamma, passi attraverso la morte delle madri, no? In qualche modo, per qualche verso, con delle sfumature. E allora proviamo a, come dire, contestualizzare Elena, che è troppo, oppure come vuoi, come beh, vuoi. Guarda, intanto sulle figlie, prima di arrivare al rapporto con le madri, se posso, certo. Naturalmente un po' tutto. No, nel senso che mi piaceva anche comunque raccontare anche la fragilità di donne che fanno emancipate, sono, no, evolute e poi però in qualche modo c'è una parte che è rimasta, capito, ancorata a, se volete, la sindrome del principe azzurro, cioè c'è il nostro DNA, sono dure a morire, tracce di questo tipo. Allora c'è un'amica di Elena, per esempio Marta, che se vuoi te la leggo, che è così, no, per dire, Marta aveva tutte le carte per farcela, interessante, smart, intelligente, economicamente indipendente, poca cagazzi, questo è vero, ma quale donna non lo era? Una splendida, quasi quarantenne del terzo millennio che poteva comandarsela come voleva, e invece eccola lì, ridotta a un mucchio di cenci
invece miagolante perché un uomo molto meno brillante di lei l'aveva mollata. Doveva essere successo qualcosa nell'evoluzione delle nuove ragazze, pensò Elena. Avevano ereditato forza e determinazione dalle generazioni precedenti, ma all'improvviso era saltato fuori un anello debole che aveva inceppato tutto il meccanismo. Forse era per questo che davanti alla prima crisi sentimentale cadevano tutte come birilli? Forse, chissà, magari era andata persa qualche pagina del manuale generale dell'emancipazione, sicuramente un passaggio fondamentale. Ma com'era possibile che l'amica che aveva sempre ammirato per la sua intraprendenza fosse pure lei un bluff? Era una ricercatrice che lavorava in un team dove stavano per scoprire, non si ricordava quale cura contro la leucemia, un modello di femmina alta, bella, baciata dal DNA, che capitolava davanti a un uomo che non voleva un'unghia arcata nel suo piede sinistro. Povera piccola manta, così sveglia e sagace con la rispostina pronta e le frasette smaliziate. A nulla le era servito il puntiglio da prima della classe, tutto inutile, era finita anche lei nel pentolone delle disperate, nella grande bolgia delle insicure, nella confraternita delle consorelle timorate della solitudine, delle accattone di frasette sentimentali, delle mendicanti di sms e attenzioni. Donne che potevano arrivare su Marte, scoprire l'acqua per salvare l'umanità, ma appena rimettevano piedi a terra, si precipitavano a controllare se lui aveva spedito almeno un WhatsApp con cuoricino abbinato.